Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sempre per la playlist del linguaggio lapino. Vi chiedo scusa per la qualità dei miei video, però spero che vi arrivi lo stesso il messaggio che voglio lanciare. Questo video lo faccio perché molte persone si sentono un po' giù per il fatto che il loro coniglio è un po' più solitario rispetto a un altro magari avuto prima, oppure al fratellino perché magari ne hanno più di uno, o anche rispetto al coniglio di un'altra persona che loro conoscono. E quindi magari si sentono un po' giù, pensano che magari sono loro a non essere capaci, pensano che magari è il loro coniglio che ha qualche problema, non lo so, potrebbero comunque veramente buttarsi giù. Anziché cercare di cambiarlo, la cosa migliore sarebbe cercare di accettarlo semplicemente per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché ogni coniglio è unico e la loro bellezza sta proprio nell'essere unici e speciali e nessuno uguale all'altro. A volte non sono neppure uguali a se stessi ed è così che ti fanno delle bellissime sorprese. Sì, perché con loro ci vuole tempo, ci vuole calma. Provate a parlarci, leggete un libro, seduti accanto a loro, canticchiate, guardate la TV, studiate, tutto nella stessa stanza in cui c'è lui. Se potete stare sul pavimento, stateci, magari con un cuscino o su un tappeto. Ogni tanto vi ci potete mettere accanto senza disturbarlo e vedrete che sarà lui ad un certo punto ad avvicinarsi e cercarvi. Ma ricordatevi di non muovervi velocemente verso di lui per accarezzarlo. Evitate qualsiasi cosa possa sembrare un agguato. Sì, perché loro sono animali preda e questo non bisogna mai dimenticarlo. Se tu davanti hai un bel micino o un cagnolino o un altro animale predatore e vuoi attirare la sua attenzione facendo rumori del tipo o altri tipi di rumore, non fai altro che attirare la sua attenzione, per cui lui si avvicina tutto entusiasta. Ed è una cosa normale perché l'istinto alla caccia associa un rumore a un possibile divertimento, perché significa che c'è un animale da poter rincorrere. Hai attirato la sua attenzione e quindi bravo 10, sei riuscito nel tuo intento, adesso puoi giocare con il cucciolo. Fanno la stessa identica cosa con un animale preda come il coniglio e iniziano a fare. Il coniglio va così. Si mette proprio con gli occhi così spalancati e ti guarda tipo. Oh my god, sembra che ha questa espressione. E non si avvicina. E quelli continuano a insistere. Cioè, non lo vedi che non funziona? Cioè, ora ci sta, dico, ognuno è abituato a fare questi piccoli gesti per richiamare l'attenzione di un animaletto. Però dobbiamo anche capire che per un coniglio un rumore, tipo tra un cespuglio, non è che bello, divertimento assicurato, c'è qualche altro animale da andare a inseguire, ma è, oddio, mi vogliono inseguire, scappiamo perché sennò si divertono con me. Quindi, quello che per un animale può essere divertente, per un altro può essere scappa! Segnale d'allarme. Ovviamente, come noi esseri umani, ognuno di loro ha un carattere. Quello che io voglio far passare è che bisogna rispettare il proprio coniglio, qualsiasi carattere esso abbia. Quindi rispettare i propri spazi, se lui vuole stare da solo in quel momento, ma voi direte così non riuscirò mai ad avvicinarmi di più come vorrei. Guardate. Ora c'è Bijou, collegata, io che cosa faccio? Tappetino e pulito, l'abbiamo messo ora. Se guardo il mio percorso, mi rivedo moltissimo nella padrona che si lamentava sempre perché ero abituata al cane e quindi avrei voluto tutto e subito. Però quando hai tutto e subito non apprezzi tanto. E infatti, quando piano piano le cose miglioravano, io ero troppo felice e le apprezzavo molto di più. Però
Perché col coniglio appunto non è tutto scontato, non ti vuole bene semplicemente perché sei il suo capobranco come succede per i cani, ma proprio devi conquistare la sua fiducia, il suo affetto, con tanto impegno direi. Non so se ve ne siete accorti, ci avete fatto caso, però io non costringo mai Bijou a fare qualcosa che non vuole fare, tipo trattenerla per forza davanti alla telecamera. Io quando vedo che magari è nervosa per i fatti suoi, nemmeno ci provo a fare il video con lei lì davanti e metto sempre davvero lei al primo posto. Io vedo tantissimi video in cui i conigli cercano di andare via e i padroni li tengono per forza lì. Secondo me la cosa migliore invece è rispettare e non costringerlo né a stare in braccio né a ricevere le coccole. È capitato che è venuta una cuginetta piccolina che non vedevo da tanto tempo e sua madre voleva che io prendevo il coniglio in braccio per farglielo vedere e io comunque, cioè, mi è dispiaciuto perché comunque alla bambina sarebbe piaciuto tantissimo, però io so che Bijou non ama essere presa in braccio, non ama essere sollevata, per cui se è una cosa importante, tipo che la devo portare dal veterinario, allora sì, lo faccio, ma se è un capriccio, mi dispiace, però io metto sempre al primo posto lei, perché comunque anche la bambina stessa non è che muore se io non prendo in braccio il coniglio e so che comunque per lui è una cosa stressante. In sostanza, basterà smettere di pensare a ciò che noi vogliamo e togliere qualsiasi pretesa, semplicemente pensare a cosa serve a lui per essere felice e vedrete che verrete ripagati, che alla fine lui vi ricambierà con tanto affetto. E ora lascio le domande a voi. Come sono i vostri conigli? Sono socievoli? Sono distaccati? Vi danno i bacini? Non ve li danno? Cercano la vostra compagnia? Preferiscono passare il tempo per conto loro? Non lo so, fatemi sapere com'è il vostro coniglietto. Io vi saluto, vi lascio al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e nel prossimo vi dirò quali sono tutti quei piccoli segnali che vi fanno capire che il vostro coniglio si fida di voi, vi vuole bene, eccetera, eccetera. Un bacione, ciao!